L'atmosfera al Falcone Borsellino di Paternò è quella giusta, grazie all'ironia dei tifosi netini che dalla zona ospiti sostengono con il loro slogan la squadra e al calore dei sostenitori di casa che accendono fumogeni rossazzurri. Sì, l'atmosfera c'è e anche le squadre in campo non deludono le aspettative del pubblico. Una gara che finisce a reti inviolati è quella tra Paternò e Noto, ma che è stata vissuta con intensità e grinta. Voglia di riscatto per il Noto, continuità e prova di forza per il Paternò. Tante le occasioni, azioni belle ma spesso sprecate. È il Paternò che inizia i giochi sotto rete, ma il Vuccio da fuori aria calcia un tiro centrale potente che Vezzani prontamente riesce a parare. Il Noto sbalordisce gli avversari e replica pochi attimi dopo con il giovane Tarquini, che si infila pericolosamente in aria rossazzurra in Pegna Vecchio. Il Noto stringe ranghi, gioca bene nelle ripartenze e tiene il campo, ma non riesce mai a chiudere. Anche il Paternò spreca. Truglio dalla palla a Mandarano che serve Zumbo, che prova un tiro senza potenza. Alla 24esima è di nuovo Tarquini che perde l'occasione da gol, da solo davanti al portiere. Si comincia a giocare il secondo tempo sotto la pioggia. Determinazione invariata, anche se il terreno di gioco diventa ancora più pesante. Dopo 7 minuti dall'inizio della ripresa è Mastro Lilli che tenta una sforbiciata su cross di Mandarano. Un'azione dopo un'altra e qualche minuto dopo Vecchio fa una prodezza su un tiro di Imeri. Al 40esimo, su punizione calciata da Savanarola, Mandarano ci riprova di testa. La tensione in campo cresce e al 43esimo Truglio viene espulso per doppia ammonizione, fallo su Imeri. Rossazzurri in 10, netini che non mollano e proprio al 45esimo sul tiro di Conti, un colpo di testa di Mautone fa tremare la panchina del Paternò. 0-0 è il risultato finale di una partita che comunque regala emozioni e segna di certo un nuovo cammino per il Noto.